Villa Peltrino, in centro alla Toscana, sulle rive dell'Arno, Cerreto Guidi, terre pliocentiche, depositi marini 5-6 milioni di anni fa, un luogo caldo che risente dell'ambiente climatico influenzato dall'aria che arriva dal mare, ma anche dalle montagne, dagli Appennini, quindi terra di contrasti, terra dove l'escursione termica è frequente e abbastanza accentuata. Terra di Sangiovese, terra di Canaiolo, terra di Trebbiano e di Malvasia. La carrellata dei vini che Villa Petriolo presenta sul mercato tra il 2010 e il 2011 è fatta di 6 vini, 5 ormai appartengono alla tradizione di Villa Petriolo e invece abbiamo una novità. Imbrunire è un vino che abbiamo cominciato a fare un paio d'anni fa in omaggio a un vitigno, il Canaiolo, è un 100% Canaiolo, che è in via di scomparsa, sempre in meno piantagioni, sempre in pianti che stanno in via di estirpo, sempre più sostituiti da vitigni cosiddetti miglioratori, nell'intento di fare dei chianti che hanno un approccio più moderno. Abbiamo cercato di indagare cosa voleva marcare con la sua presenza il Canaiolo nel Chianti, e quindi l'abbiamo un po' studiato. Abbiamo cercato di fare un vino un po' più moderno di quello che era una volta, abbiamo cercato di coglierne l'essenza, il frutto, l'acidità, la freschezza, ed è nato questo vino, l'Imbrunire, che noi presentiamo come un vino da bere fresco, da bere a tutto pasto, ma anche durante le ore di pausa, quindi nelle colazioni del tardo mattino o negli aperitivi serali. Un vino che è freschezza, che è un minimo di tannino, che però ha una struttura in bocca che lo rende un vino che è stato elaborato con una macerazione carbonica leggera di qualche giorno, e dopodiché è stato vinificato normalmente, un vino che ha una buona tenuta, che può durare 2-3 anni in una bottiglia facilmente, ma che si beve bene nei primi 2 anni. Vino che ha raccolto un club di appassionati che lo stimano, ha una sua personalità definita e vuole andare verso la salvaguardia di un vitigno che secondo noi ha ancora delle cose da dire se lo interpretiamo in modo moderno. Il suo colore non è molto profondo, lo vedremo nel versare al bicchiere, ha la sua trasparenza e ha, diciamo, su toni rubino chiari, ha una bella persistenza al naso, una bella profondità di frutto e ha anche una leggerissima speziatura. Il profumo permane a lungo nel bicchiere ed è perfettamente corrispondente ai sapori che lascia alla bocca, che sono di frutta matura, di ciliegia, leggermente, diciamo, sulla viscola, sulla ciliegia amara, sulla ciliegia acida. Vino fresco che si beve bene, che si può accompagnare a piccoli spuntini, ma anche a pasti leggeri del mezzogiorno. Questa è un po' quella che è l'interpretazione che diamo dell'Imbrunire. Un vino che è prodotto da un vigneto vecchio di Petriolo, ma abbiamo scommesso e quindi abbiamo piantato un nuovo vigneto in modo da poter avere una possibilità di scelta per gli anni futuri. Un vino su cui noi puntiamo per fare piccoli numeri, per appassionati, per chi vuole riscoprire il vitigno dentro un territorio. Alla bocca una trame tannica leggera, una bella acidità, lascia il palato pulito e la voglia di bere. E quindi è un vino da compagnia. In buona sostanza lo presentiamo come un vino semplice ma diretto, che comunica bene la sua freschezza e la sua semplicità. Nella sequenza dei vini di Petriolo segue il Chianti 2008.
Abbiamo fatto una scelta l'anno scorso con Silvia di presentare il Chianti come se fosse un Chianti classico. È abitudine di questi luoghi presentare il Chianti nell'annata successiva alla sua raccolta, e quindi l'annata che dovrebbe essere in corso ed essere presente sul mercato adesso dovrebbe essere il 2009. In realtà abbiamo fatto una scelta, abbiamo fatto una dichiarazione di intenti: vogliamo che questo vino maturi e prenda le sembianze di un Chianti classico dal punto di vista della presentazione, per cui noi presentiamo il 2009. In questi territori il Sangiovese si esprime bene, ha forse un po' meno crudezza che nel Chianti classico, dove le asperità sia delle colline, sia la ruvidezza dei terreni, sia anche un'influenza climatica più continentale gli dà una spigolosità maggiore. Qui abbiamo più dolcezza, abbiamo più temperatura, abbiamo suoli più semplici, abbiamo suoli fini, sabbiosi, esili, che lasciano un corpo più leggero al vino, e quindi è più sostanzialmente più dolce, più tenue, è più smussato. Il Chianti lo presentiamo dopo bene perché la sua maturazione lo aiuta molto a renderlo rotondo e speziato, ed è quello che cerchiamo. È un vino più di profumi, più di eleganza, non avrà mai la corposità di altri luoghi dove il Chianti si esprime diversamente. Il 2008 è stata un'annata delicata per Petriolo, raccolte mediamente basse, un'annata difficile climaticamente, dove frequenti piogge estive hanno reso difficile la coltivazione, ma l'autunno è stato piacevole. Abbiamo potuto raccogliere l'uva bene, selezionando bene, abbiamo prodotto un po' meno della media abituale, e quindi il vino ha comunque la sua consistenza, il suo corpo, la sua naturalezza. Siamo convinti che questo vino possa durare 8-10 anni in bottiglia tranquillamente, ma già adesso ha un'espressione solida, concreta, e l'espressività è molto buona. I profumi sono delicati, tenui, meno frutto di altre annate, però è un vino austero e piacevole. Il naso lascia già trasparire quello che sarà quando sarà più adulto, cioè un vino dalle venature classiche del Sangiovese, con un minimo di riflessi di viola, un minimo di riflessi di frutta matura. Anche se non ha fatto legno, perché questo è un vino che viene vinificato totalmente nel cemento, ha comunque una componente di evoluzione che gli dà una grande complessità, un grande volume al naso, e questo è espressione di un territorio che comunque dà un grande carattere al vino.